Baldino, allora, Tosi dice c'è un problema anche di mala gestione al sud, per quello il sud rimane indietro. Adesso veniamo alla sanità in Calabria, però volevo dire una cosa curiosa, perché con Nini Bruschetta ci siamo incontrati, lui sicuramente non se lo ricorderà, in una stazione di servizio sulla Salerno-Reggio Calabria qualche mese fa, quando io tornavo a Roma, gli ho chiesto anche una foto, perché sono ammiratrice. Mentre tornavo dalla Calabria a Roma e andavo in macchina come Nini Bruschetta. Perché andavo in macchina? Perché per tornare, per andare in Calabria, a volte altrimenti l'unica alternativa che ho è prendere la macchina, la famosa Salerno-Reggio Calabria. C'è solo un treno, Frecciargento, che peraltro abbiamo istituito noi con il governo Conte 1. Abbiamo dovuto fare una battaglia con la compagnia, perché anche lì ci dicevano che la domanda non faceva l'offerta e viceversa. Insomma, gli abbiamo spiegato il servizio. Non ne valeva la pena perché non c'era abbastanza domanda. In realtà non c'era l'offerta, non c'era il servizio. Tant'è vero che abbiamo insistito, abbiamo istituito questo treno, che è l'unico, fa solo una corsa al giorno, fa Bolzano-Sibari questo treno, e parte da Sibari alle 6:27 di mattina. Solo una corsa, è una corsa al ritorno, è sempre pieno. Quindi evidentemente l'offerta ha fatto l'utenza. La domanda c'è. Sì, certo, ci sarà. Quindi da qualche parte. Poi rispetto a quello che si è detto, oggi, proprio poco fa, mi è balzato all'occhio un dato sulla differenza tra il nord e il sud sull'elettrificazione della rete ferroviaria. Cioè, al nord le reti ferroviarie sono elettrificate per oltre il 40%, al sud, nelle regioni del sud, per poco più del 20%. E questo è un dato, poi se Naldi può fare il negazionista dei divari territoriali, ma il tema è quello. Se parliamo poi della sanità e del fatto che purtroppo, ed è vero, molti cittadini del sud vanno a curarsi al nord, dobbiamo partire dalla riforma del titolo quinto, dal patto di stabilità, dall'introduzione delle spese sanitarie all'interno del patto di stabilità, dal fatto che i piani di rientro hanno fatto chiudere centinaia di ospedali, in tutta Italia, perché le regioni governate allora non erano al pari, avevano molti debiti e dovevano rientrare per rientrare nel pareggio, il patto di stabilità. Quindi il discorso è molto lungo, è molto, ecco, molto complesso. Sì, avevano messaggiato adesso l'FS, ma ha detto che Roma-Reggio Calabria c'è da un anno il Frecciarossa. Io non lo so perché non l'ho mai preso. Ma io infatti non sto parlando di Roma-Reggio Calabria, ma di Sibari-Bolzano, è un'altra tratta. Cosa dice Nini? Buoni. Nini, cosa dici? Non può dire che c'è la linea. No, infatti ho detto, mi hanno messaggiato da FS, magari mentono. Non c'è il binario, siamo... Magari è uno scartamento ridotto quello che abbiamo noi. Stiamo parlando di un'altra linea, glielo dica, quelli che l'hanno chiamata. Voglio pure i bambini. Ecco, allora il punto è, tutte le politiche assistenziali, comprese quelle probabilmente portate avanti dall'ultimo governo in cui voi siete stati, voi Movimento 5 Stelle, non hanno funzionato per cercare di rendere il Sud nuovamente vivo, competitivo professionalmente. Hanno finito di buttarlo giù. Ma non era quello l'obiettivo? Non era l'obiettivo degli ammortizzatori sociali, del reddito di cittadinanza, non è quello di risollevare il sud. Per risollevare il sud sono necessari degli investimenti. Il reddito di cittadinanza è un ammortizzatore sociale. Però questi investimenti non sono le politiche per il sud di cui parla Martone, che hanno fallito... Sì, ma lui non si riferiva al reddito di cittadinanza, si riferiva a delle politiche industriali che negli anni 80 e 90 hanno fallito di fatto, non hanno realizzato quegli investimenti che poi hanno creato una rete produttiva e quindi di conseguenza il lavoro per chi adesso si trova nelle condizioni dei lavoratori di Marcianise. Arrivo, Nini. Il discorso che faceva il signore collegato da Marcianise è quello che si faceva anche nella scorsa puntata con Senaldi. Non si può fare il paragone con 30 anni fa, 40 anni, anzi 40, 50, 60 anni fa dei nostri nonni con la valigia di cartone, perché loro partivano a 15 anni, 16 anni, quando non avevano una famiglia. Adesso dire ad un'intera comunità, perché questo si sta proponendo, di sradicarsi per andare a lavorare al nord come se niente fosse e far sì che questa sia la risposta dello Stato, non può essere questa la risposta dello Stato a fronte di un problema di disoccupazione che esiste, Io che cosa contesto al governo? Il governo ha fatto una scelta politica, ha fatto la scelta di
mettere una pietra sopra il reddito di cittadinanza, di abolirlo, però ha anche detto un'altra cosa il governo. Che avrebbe trovato il lavoro. Che io da qui a luglio avrei fatto un piano di formazione, sì, per la riqualificazione, per il ricollocamento nel mondo del lavoro di queste persone, e ha garantito loro di trovare il lavoro, perché la stessa Presidente Meloni ha detto ma il lavoro c'è, non è vero che il lavoro non c'è. Ecco, questa è la risposta, purtroppo non è vero che il lavoro c'è, e purtroppo concludo dicendo che non mi pare che allo stato attuale il governo stia mettendo in atto quelle politiche di formazione, di riqualificazione, di ricollocamento di quei lavoratori, di quegli ex lavoratori, ex percettori di reddito di cittadinanza che andrebbero riassorbiti nel tessuto professionale. La versione del centrodestra era questa, no? Adesso benissimo, l'avete abolito il reddito di cittadinanza, adesso dovete dimostrarci che quella carenza, non la butti in caciara come sempre, quella carenza di personale verrà colmata. Adesso siamo alla prova dei fatti, certo. Vediamo se il problema era il reddito di cittadinanza. Siamo a febbraio, non ancora abbiamo visto niente di questi fantomatici corsi di formazione di cui ci avete parlato. Allora, Baldino, una battuta che poi voglio chiedere a queste persone cosa ne pensano. No, ma io sono assolutamente d'accordo, non è quello che chiedono in questo momento, e sicuramente il PNRR è una grande opportunità, però il tema non è tanto il coraggio, il tema è proprio creare le condizioni perché in determinate regioni del sud si possa fare un passo verso un'attività di impresa, perché alle volte non è che manca il coraggio, mancano proprio le condizioni sia per chi vive quei territori e sia per chi decide di venire ad investire in quei territori, perché il livello dei servizi è scarso e quindi molto spesso conviene di più investire in altri territori, da qui anche la desertificazione, perché poi chiaramente se non c'è il lavoro, eccolo l'esodo dalle regioni del sud verso le regioni del nord. Quindi chiaramente io, quello che dicevo prima era una provocazione a Tosi, visto che avete abolito il reddito di cittadinanza, avete ricavato gli 8 miliardi, con quegli 8 miliardi convincete quell'azienda a rimanere, ma non è così semplice, perché il tavolo di crisi è aperto dal 2019 al MISE rispetto a quell'azienda. Poi c'è noi stata, purtroppo ce ne la siamo cosa occupati. Si è allungata, un po' procrastinata perché c'è stato il Covid e quindi si è cercato di venire incontro. Sì, diciamo che c'era una trattativa in corso per l'azienda per la ricollocazione, però purtroppo non è così semplice risolvere le crisi di impresa così grosse come quelle quando c'è una multinazionale che fa ragionamenti di profitto e non fa ragionamenti sulla pelle dei lavoratori. Ecco, io però sono